telefonando da casa e guardate adesso la coppia Jessica Morlacchi Red Canzian. Prego. Vedere loro così in prima fila, orgogliosi di me, stavo quasi per scoppiare a piangere. A parte mia mamma che è caduta. E meno male che è successa questa cosa, perché un pochino ha rotto il ghiaccio. Il mio terrore più grande era quello di dimenticare le parole. La paura subito dopo era quella di non deludere il maestro. Chi fermerà la musica? Jessica Morlacchi, Red Canzian. Sono molto contento di Jessica. Red, appassionato, felice. A me interessava quel pezzo per far capire che lei è anche una musicista, per giocare con i due bassi. Suonare lo stesso basso, uguale. Per dare di lei un'immagine un po' più precisa, che non è solo una cantante. Quando c'è una canzone che viene cantata con tutto il coro, lei non riesce a emergere. È più difficile emergere con un brano corale come Chi fermerà la musica. La sua voce sembrava molto sottile, molto in alto e anche un po' stridula. Ci sono rimasta un pochino male, ecco, soprattutto del giudizio della rettore. Secondo me dobbiamo stare un po' più calmi. Sai dove invece bisogna correggere le cose? Sul vestito. Vorrei levarle un po' questo effetto pasticcino che aveva l'altra sera. Chiodo, un po' più tosta. Scarpace da, sì, da maschio. Sì, sì. Beh, rock. Ho scelto Noi due nel mondo nell'anima. Pezzo pezzone pazzesco, larghissimo, delicatissimo. Partiamo dalla tonalità da maschietto, quella che facevano i Pooh in do minore, ma saliamo e poi sul finale facciamo un ulteriore cambio di tonalità. Mamma mia, praticamente io devo cambiare tre toni. Lei potrà dimostrare anche la sua dote interpretativa e sicuramente mi toglierò qualche sassolino dalla scarpa, se ci riesco, non lo so. Va bene, l'effetto pasticcino non c'è, anzi, ma... Ah, benissimo, 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 benissimo. Luccica, come mai hai scelto questo pezzo, Red? Ho scelto Noi due del mondo dell'anima perché è un pezzo da traghettamento, è l'ultima canzone che i Pooh hanno inciso prima che io entrassi con loro, che, diciamo, è la canzone che ha aperto un percorso alla mia vita, e vorrei tanto che fosse così anche per Jessica, che aprisse un nuovo percorso per lei. 1972, uno dei maggiori successi dei Pooh. Noi due nel mondo e nell'anima, con il codice 02 in gara Jessica Morlacchi con Red Canzian. Thank you.
respira piano per non svegliare te, che nel silenzio fu felice di aspettare che il tuo gioco diventasse amore, che una donna diventassi tu. Noi due nel mondo, l'anima, la verità, siamo noi. Noi due nel mondo, l'anima, la verità, siamo noi. Noi due nel mondo, l'anima, la verità, siamo noi. Codice 02, Jessica Morlacchi in gara con il maestro Red Canzian. Votate, 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 vedo entusiasmo tra i maestri. Votate e confermate. Ornella, vota e conferma, non fare confermare da Toto che sennò... Adesso basta, io sono capace di confermare. E brava, non fare confermare da Toto. Amadeo, è lui che conferma per me. Ti fermo, Toto. È tempo di confermare. Tutti. Ti prego, non farla arrabbiare. Scopriremo i voti, devo andare in pubblicità. A tra poco scopriremo i voti dei maestri. A tra pochissimo. Eccoci in diretta, 22 un minuto, ora o mai più. Hanno votato l'esibizione di Jessica Morlacchi, naturalmente insieme al maestro Red Canzian, e desidero conoscere i voti, cominciando da Donatella Rettore. Che voto hai dato all'esibizione di Jessica Morlacchi? Prima lo motivo. Sì. Allora, io conosco Red da quando avevo 13 anni. Non si smentisce mai. Cioè? Sempre il solito tombeur de femme. Come avete organizzato questa cosa tutta sexy, Un'intesa, un'intesa. Te la sei abbracciata tutta. Abbiamo dovuto, i genitori sono d'accordo. Abbiamo dovuto giustificare la frase che una donna diventassi tu, che se la cantava lei. Sì, ma tu l'hai guardata un po'. Io mi sentivo tanto Maggioglio se me la cantava lei a me. Hai capito? Per cui ho dovuto per forza fare quella cosa. Mi è dispiaciuto. Che voto hai dato a questo momento così sexy? Che voto hai dato, Rettore, a questo momento così... Io ho dato il voto a Jessica. Certo. Anzi, vorrei dire a Red che lui è tanto buono. Perché non mi passi Jessica? Ma che voto hai dato a Jessica? Gli ho dato 10! 10! Bravi, 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 bravi! Non aspettavo, sono sincera. Sì, sì. Se mi dà la parola, pauso. Posso? Ok. Allora, bravo Red, che hai fatto una bella scelta e una bella divisione. Lei è stata bravissima. E gli ho dato 9. 9! Altissimo il voto di Fausto Leali. Orietta Berti, voto a Jessica Morlacchi. Ha detto che ha una voce molto bella, molto interessante, e io le ho dato 9. 9! Anche la maestra Orietta Berti. Ornella Vanoni. 9. 9! Complimenti. Toto Cutugno. E allora volevo solo dire una cosa, che Red è un grandissimo professionista, perché si è messo a disposizione di te. Guarda che non lo fanno mica in tanti. Bravo Red, bravo, bravo. E tu sei meravigliosa. Beccati sto 10. 10! Ma Toto ha iniziato con 2 10. Grazie Toto. Marcella Bella, voto a Jessica. Allora, indubbiamente questa settimana Red ha lavorato molto bene, ma lui è una vecchia volpe, bisogna dirlo, bisogna dirlo. Anche un po' mandrillo. Beh, questo non lo so. Ma non comunque, è anche un po' mandrillo. Comunque, lui ha lavorato molto per Jessica, quindi gli ha dato questa bella soddisfazione, l'ha messa in risalto, e lui ci ha rimesso un po', perché lui faceva un po' più fatica. Io sono qui al servizio loro. Facevi un po' più fatica, ed è per quello che ho dato solo 8, ma mi sembra un bel 8. Marcella Bella, il voto di Angela e Angelo. Enrico e Poveri, anche noi vogliamo fare i complimenti a Red, è stato bravissimo, ha cambiato probabilmente il look, ha reso lei
bellissima. Sì, ma di il voto, dillo. Ah, brava, diciamo. Bravo lui, voto. È stata brava lei, 7. 7, 7. Totale. Bravo, bravo, bravo. Totale per Jessica Morlacchi 62. Io volevo ringraziare Red perché, come ha detto Toto, veramente non credevo fosse una persona così meravigliosa, cioè mi avevano detto qualcosa ma non credevo a questi livelli. Allora attenzione, 62 mi raccomando, mia figlia. Bravo, bravo, accomodatevi, accomodatevi, prego. Bravissimo l'orchestra, grande l'orchestra.